Ciao ragazzi, oggi vi presento Voodle Tree Adventure, praticamente un platform in cui controlliamo questo figlio di un albero, perché il gioco comincia con un albero gigante che crea questo figlio, questo piccolo alberello. Il suo compito è praticamente di raccogliere l'acqua, perché praticamente stanno inaridendo tutto il mondo, se non so, ho capito bene come la storia qua. Ma praticamente il padre, l'alberone, ci manda a raccogliere queste, diciamo, come li chiama lui, lacrime di fata, che non sono altro che delle gocce giganti. Praticamente poi andiamo in casa nostra, questa sarebbe casa nostra, una enorme, non ho idea di cosa sia, enorme nocciolina, in cui raccogliamo lo zaino, quella pallina che vede dietro di lui, e la foglia. Non so perché, ma all'inizio mi sembra molto alla Zelda, in cui c'è la casetta, ma vabbè, chi se ne. Allora, questi qua, praticamente queste sue rete sono i vari livelli. In cui il nostro compito è raccogliere, oltre le gocce, che sono essenziali, raccoglierle tutte per finire il livello, anche i frutti, che non ho capito bene che razza di frutti siano. Va bene. Adesso ve lo faccio un po' vedere. Allora, già da come sentite la musica, purtroppo la musica non si può modificare. No. Non si può modificare la. Non so per quale motivo, il volume, ma. Allora, dal punto di vista grafico, ovviamente non è chissà che complessità, però il gioco è molto colorato, è molto bello da vedere. Nonostante appunto cominci con la sua semplicità nei modelli e nella palette di colori. Le musiche purtroppo non sono di gran qualità, niente di eccelso, niente di particolare, non è tanto la questione delle qualità audio, ma proprio il genere di musica, proprio nulla di praticamente contraddittivo, cioè non mi dice nulla. Man mano che raccogliamo questi frutti, vedete, lo zaino aumenta di dimensione, fino a diventare addirittura più grosso del legnetto, ma. Ecco, la nostra foglia, l'unico compito della foglia è, come vedete, tirare delle masconi ai quei nemici, no? Stanno lì, se le fanno dare. Altro difetto del gioco, le telecamere vi faranno impazzire per tutti i livelli, cioè la maggior parte delle volte per cui morirete è a causa della telecamera che si fa i cazzi suoi, veramente. Che oltretutto non si può manco controllare, non c'è modo per girare la visuale o altro. Eccole qua le lacrimone giganti, che poi ci inseguiranno per tutto il livello, laggiù. Ai nemici possiamo anche non ucciderli, non succede assolutamente nulla. E questo è quello che vi dicevo lì per la telecamera, perché purtroppo non si capisce assolutamente dove cavolo si mettono i piedi. E questo è un gran peccato, perché sarebbe stato anche un gioco carino. Non avesse avuto questo problema delle telecamere, fosse stato un po' più vario nelle meccaniche, perché alla fine il gioco consiste nel saltare da una piattaforma all'altra, raccogliere le lacrime e i frutti. Roba che magari 20 anni fa andava bene, ora come ora uno si aspetta qualcosina di più, un po' più vario nelle meccaniche. Diciamo che l'unica difficoltà appunto consiste nel non cadere a causa delle telecamere programmate a culo. Perché il personaggio sarebbe addirittura simpatico, il mondo è anche carino, dal punto di vista grafico, ma viene rovinato appunto da una musica inascoltabile e da cazzo sta facendo. No, voglio finire lì. No. E dai. Come faccio a andare là dentro ora? Ok. Cioè del tipo qua adesso io.
andare a calcio, saltare a calcio sperando di finire in qualche punto. Che vabbè, dal punto di vista logico è una piattaforma, ma si va un po' a caso, eh. Perché appunto poi non si riesce a capire dove sono gli oggetti. Porca miseria, vado a casa. Ah, ogni volta che si muore si ricomincia giustamente dall'inizio, quindi una gran menata di palle. Dove sono finito ora? Ecco. E dai. Vorrei sapere chi è che ha creato questo sistema di gestione della telecamera, perché veramente sarebbe da uccidere. No. No, ce n'è altro. No, ciao, ce n'è laggiù. Andiamocela a prendere. Porca miseria. Cambiamo strada, va. Già capito. Zaino che pian piano diventa sempre più grosso. Sempre più grossino. Porca. Basta? Non ce n'è più? Sì, sono lì. Bene. Inoltre questo zaino che diventa enorme fa altro che rompere le balle, perché già il visuale si fa i cazzi suoi. In più questo affare qua ci copre metà dello schermo, e quindi capite bene come riuscire a fare i salti diventa un'impresa. Ma per... Ecco, alla fine l'ho ucciso. Dove sono finito? No, io voglio andare a prendere le parti che mi mancano. C'è anche una lacrima, bene. Una lacrima sul viso. Ok. Acqua bassa, ho preso tutto, mi pare. No! Vabbè, tanto sfruttiamo l'occasione per vedere bene se abbiamo preso tutto, mi pare che sì. Ma che cazzo! No! Sei stronzo forte, eh? Vabbè, adesso tagliamo la strada direttamente così. No! Ma che cazzo, ma allora è stronzo che si è messo lì apposta. Ecco, appunto il trailer, classico gioco per bambini che ti fa bestemmiare però come un adulto. Ti frego, ti frego. No.
calma, con calma, calma, calma. Ah. No, trattene via te. Trattene via anche te. Via. No, quegli affari lì accuminati non mi piacciono un cazzo. Sono lontano, va. Ma che cazzo? Che sistema, si capisce? Uff. Ma che... Ma no, non ci credo. Ah, meno male sono qua. Via. Via, 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 via. Ecco, io qua manco due cacchio sono, non lo so. Poi allo stesso punto, come cazzo fate te? Ma per... Oddio mio. No, 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 no. Cavolo sono qua. No, 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 sto tornando indietro. Ecco, ora perché si tutto girare al contrario la telecamera? Perché? Perché? Adesso devo andare in qua, perché si è girata? Ma che cazzo? Cioè, vi rendete conto? Come rovinare un gioco perlomeno decente con se caga... Cazzo, perché si è girata così all'improvviso? No, statene via da. Via, via, lasciami in pace. Ho le tre lacrime. Ok, dai, ci siamo, dai, ci siamo. Ecco, è qua. Ma no! Io mi sono infilato in quel... Ma mi prende per il culo. Allora, passa e passa. Ok. Ah. Ok, qua mi dice quante ne ho raccolte. E qua, se non erro, ogni traguardo dovrei arrivare qua. Quindi il primo traguardo ce l'ho qui, così mi cambia anche la foglia. A 200 mele, lì che cavolo sono. Muori, un lumbrico di merda. Va bene, quindi questo è Voodle Tree Adventure, un giochino per bambini che però programmato col culo, sinceramente, e quindi non... non so, perché è un peccato, poteva venire fuori un bel gioco e invece rovinato da alcune scelte, perché alla fine non credo che sia un problema di programmazione, è proprio una scelta fare la telecamera fatta così a culo, peccato, veramente. GG.